Domandano se si possono fare domande. Certo che si possono fare domande. Non è, ma, con il microfono. No, ma i fili della. Mi scusi, perché nel suo discorso c'è, diciamo, un certo mix tra vicenda anche partitica italiana o europea e sì, riferimenti alla collocazione del Partito Liberale. Storia, Sì, c'è storia, stiamo sì, parlando. appunto. Un conto è la storia partitica, un conto è la storia del pensiero. Il suo discorso Certo, è soprattutto la storia del assolutamente. pensiero, però c'è anche qualche aspetto. Volevo chiedere se non le sembra che l'Italia è diversa dagli altri paesi europei per la particolare attenzione del mondo partitico liberale di distinguersi sempre dalla collocazione dell'elettorato conservatore, perché veramente in tutti i paesi europei conservatore e liberale, fra l'altro, diciamo, la cosa unita nella destra storica che ha dato l'avvia al tutto, in cui il concetto fondamentale era l'indipendenza comunque nazionale rispetto allo straniero, perché la prima libertà è di poter decidere, perché nel caso in cui uno faccia un dibattito in cui le decisioni poi sono inficiate perché tanto non hanno potere, perché decidono altri, fra l'altro altri popoli, e mi sembra c'è questa particolare attenzione a distinguersi sempre dai conservatori, quando fondamentalmente i partiti liberali europei sono anche partiti conservatori. Guardi, lei ha senz'altro ragione. Il Partito Liberale non ha sempre avuto questa storia. C'è un primo tentativo già da Giolitti, ovviamente. Lei, Giolitti è il primo che tenta di dire di separare il destino del liberalismo da quello della destra storica, fondamentalmente, dal partito degli agrari, dal partito anche dei grandi industriali. Giudizio su Giolitti, come le sa, è uno dei giudizi più complicati, quanto fosse stato liberale o come. Sicuramente ha portato alla fine del liberalismo politico Giolitti, quindi dire, la sua strategia è stata una tragedia. È possibile che non ci fosse nulla da fare in quel periodo, cioè che aumentando il suffragio dopo il patto Gentiloni, evidentemente, non c'era più spazio per un partito liberale, come non ci sarà più in Inghilterra di là a poco. In realtà avrai i laburisti da una parte, da noi cattolici, evidentemente, e il liberalismo che era fenomeno di elite, man mano che voti per classi sempre più ampie, sparisce. Quindi forse la sparizione del liberalismo, perché il liberalismo sparisce nel 19-20, insomma, governo FACTA, già i partiti liberali non contano più nulla, forse era inevitabile, forse. Sicuramente Giolitti provò per andare a sinistra, tra virgolette, per pigliare voto popolare, a separarsi dai ceti di riferimento che erano agrari e industriali. All'epoca gli agrari contavano probabilmente ancora più. Dopo il Partito Liberale del dopoguerra, beh, è stato anche un partito conservatore. Adesso, francamente, non vedo Giovanni Malagodi dire di non essere conservatore. Gliel'ho visto fare, ma da vecchio, insomma, da relativamente giovane, i voti che pigliava. Sì, che Pannunzio fosse un liberale, sì, nelle improperi contro i monopoli, contro il resto, insomma, non, che abbia avesse un pensiero politico Pannunzio lo dice solo Pannella. No? Qui siamo a Radio Radicale, cioè, no. La? Dice ancora, no, questa non lo sapevo, è interessante. Sono percepiti come di sinistra e sono Orribile. stati radicali a fare questo ed è il grande dramma. Ma Pannella era liberale e Il scappò a fatto che sinistra Martino con si debba, il Villabrura e fatto quella che gente lì, Martino, il vabbè. fatto che Martino debba giustificare quasi il fatto che i liberali stanno in Forza Italia, quando dovrebbe essere, come dire, di evidenza lapalissiana. Questo fatto, perché dove mai dovrebbero stare? Fratelli d'Italia. E che ci si ostini a considerare Zanone e tutte le altre vicende come Ma re, povero Valerio, è veramente, come dire, non parliamo di è Valerio perché è successo, assente. Su. che ha avuto successo l'operazione di. Grazie. Abbiamo un'altra domanda e Io poi avrei volevo. Sì, una poi domanda altre. proprio un po' meno da comizio, ecco. Io mi domando, Angelo Maria, perché non è citato tra tutte le citazioni di fatto John Rawls. In Italia il Partito Liberale ha consentito che John Rawls diventasse proprietà dei socialisti. Perché
Tanto che forse uno dei pensatori moderni più liberali, sia in una teoria della giustizia, sia soprattutto in liberalismo politico, che purtroppo in Italia ha venduto 200 copie, credo stesse per far fallire il Saggiatore, è John Rawls. Io mi riconosco perfettamente nel pensiero liberale di Rawls quando si parla di beni primari che ciascuno razionale, raziocinante, vorrebbe avere, nel velo di ignoranza, nel primo principio di differenza, nel secondo principio di differenza, in tutta quella costruzione. Mi sembra sia una costruzione che coniughi benissimo il liberalismo con una serie di esigenze del XXI secolo. Ma guarda, tu hai un'idea che condividono in molti, anche certamente parlavo con Paolo Savona, io non la condivido, cioè nel senso che credo che Rawls sia un pensatore che sta tutto dentro la socialdemocrazia in termini europei, e infatti lì ha avuto successo. Detto questo, io ho sempre avuto un grande problema con Rawls, cioè tutta la costruzione di Rawls deriva dall'idea dell'ignoranza e del velo di ignoranza. Come dall'ignoranza possa seguire qualcosa, dalla mancanza di conoscenza nasca un progetto, l'ho trovato, a parte spartirsi l'eredità quando il notaio fa quattro blocchi e dice tiriamo a sorte perché non si sa. Cioè l'idea che tu costruisci le istituzioni della società giusta, tutti i modelli distributivi e redistributivi, maximin eccetera, a partire dal fatto non si sa niente dove staremo, lascio perdere le critiche che un modello di sia ottimale, paritiano, il maximin o meno, ci ho scritto ai miei tempi quando perdevo tempo con queste robe, ma l'idea che poi alla fine ho pensato, ma perché ho perso tanto tempo con Rawls? Cioè l'idea che gli assetti distributivi, non redistributivi, distributivi, che riguardano i primary goods, di cui la libertà è una di quelle, tra l'altro la mette lì in mezzo, sì sì, come tanto, cioè vabbè, pane, un etto di libertà, due etti di pane, tre etti di prosciutto, questo è il mio primary goods, adesso se non c'è il pane non mi serve la libertà, verissimo, per carità. Cioè l'idea che tutto questo, che l'assetto definibile a priori della società giusta sia definibile perché non so chi sarò, e lo trovo stupendo, ex nihilo nihil fit, ex ignorantia nihil fit, pare evidente, però insomma, polemiche tra filosofi politici, no, no? Mi rendo conto che è una visione attraente quella di Rawls, sembra mettere insieme tutto quanto, ma Rawls è tipicamente uno che la libertà è un trade-off. Il liberalismo politico è un trade-off, no. Beh, infatti è stata quella parte. Il politico è un fine, è il fine, è l'unico fine che c'è, il liberalismo politico. Sì, ma il liberalismo in senso americano, non a caso non se lo usa, questo è il grande problema. Quando, Vabbè, intanto nel promettere il giurare, aspetta che siamo al secondo giro, nel giurare a me stesso e a tutti gli altri che le elezioni a seguire non vedranno la partecipazione di persone con età superiore ai 34 anni, quindi voi siete cacciati, no tu sì, dai vai, perché non è moltiplicato per allora, appunto, no no no, ecco adesso questa, no perché sennò la gente si spaventa, dice ma perché io vengo per alla scuola per fare io le domande, invece mi trovo davanti alcuni vecchi babbioni che mi tar parole ali, bene, i babbioni non me compreso non ci saranno, ma e babbioncini tuoi bambini il però volevo dare la parola un attimo anche a Domenico D'Empoli, che per anni è stato il capo del comitato scientifico della fondazione Einaudi, che stranamente in questo periodo non esiste il comitato scientifico, ma lo rifaremo, ecco, quindi non può essere, non è il capo del nulla, ma a Mimmo la parola per darci non solo il suo saluto ma anche la sua opinione. Ma io trovo che questa nostra scuola sia molto interessante, anche perché come avete visto ci sono opinioni diverse che si contrappongono, che si confrontano, e quindi questo poi rende interessante la partecipazione, cioè non c'è un unico verbo per cui insomma dobbiamo tutti credere in un pensatore, sia pure grande e importante, come può essere Friedman, Hayek, eccetera, eccetera. Io volevo far vedere così un paio di punti su cui ho delle perplessità, insomma, non so, per esempio Tocqueville è uno delle nostre divinità, insomma, no? Tra l'altro è stato alla base di quella sciagurata operazione di decentramento, di federalismo, eccetera, perché lui diceva che questo federalismo americano era un sistema veramente molto
molto interessante e molto efficiente, perché rispetto al sistema francese, no? Cioè, quando in Francia in un villaggio era necessario assumere un nuovo maestro, si riunivano i capi famiglia e scrivevano una bella lettera al ministro delle finanze per chiedere appunto di nominare un maestro, mentre invece nei villaggi americani si riunivano i capi famiglia, tiravano fuori il portafoglio e mettevano insieme la somma che serviva, eccetera, eccetera. Questo purtroppo, voi sapete che il nostro federalismo, essendo l'Italia un paese con dualistico, eccetera, eccetera, insomma, è un federalismo assistito, e nei 10 anni successivi alla riforma introdotta dal governo Prodi, nel 2001, la spesa delle regioni e dei comuni è aumentata di più del 50%, quindi le dedito qui vanno benissimo, però purtroppo il modo in cui si applica, insomma, è discutibile. Un piccolo particolare, poi devo dirlo, ho scoperto anni fa che Tocqueville era il ministro degli esteri quando la Francia mandò le truppe per distruggere la Repubblica Romana. Questo francamente me l'ho fatto leggermente cadere, anche se capisco che ovviamente c'erano ragioni di Stato, tutto quello. Però lui aveva scritto, insomma, molte cose che hanno sulla libertà, e quindi, insomma, francamente questo mi lascia un po'. Poi un'altra cosa che volevo dire, che in aggiunta a quello che hanno detto sia Martino che Petroni, a proposito della concorrenza, della libertà, cioè, da un lato, mentre noi amiamo la concorrenza perché pensiamo che l'impresa inefficiente fallisca, no? E quindi soltanto i migliori emergano, mentre gli imprenditori naturalmente non amano la concorrenza perché non vogliono fallire, che è anche comprensibile, insomma. Appunto. Quasi ultima cosa, ecco, credo che sia interessante citare quello che diceva Lenin, secondo il quale per far funzionare l'economia bisogna adottare il modello dell'ufficio postale, cioè l'economia deve funzionare, cioè senza innovazioni, senza idee nuove, un sistema che si ripete continuamente, quindi l'economia deve funzionare come un ufficio postale. Come in Italia postale. Sarebbe un disastro se non funzionano le cose. Questo è ovviamente un ulteriore elemento. Cioè. È stato dopo in Svizzera. Esatto. Poi, ecco, una cosa che vorrei dire, sono tanti spunti, tra l'altro voi ne avete tantissimi, quindi, però è questa, che noi parliamo tanto di liberalismo, tutti sono liberali, eccetera, eccetera, però siamo riusciti ad avere un paese, l'Italia, che oggi si trova in una situazione pressoché barbarica, perché non abbiamo nessuna certezza del diritto e ogni mattina guardiamo i giornali con preoccupazione perché spesso la mattina troviamo nuove tasse che arrivano, cioè un sistema barbarico, perché nel sistema liberale non solo dell'Ottocento ma anche del Novecento e contemporaneo devono esserci regole certe, la certezza del diritto è alla base della società civile, quindi diritto anche sotto il profilo fiscale, cioè, ma quale impresa viene in Italia se sa che domani ci potranno essere nuove tasse che distruggono i suoi piani? E questo è talmente capito da quelli che ci governano che addirittura hanno deciso di fare dei contratti speciali con le grosse imprese straniere che vengono, garantendole che per 10 anni non pagheranno ulteriori tasse. Gli altri cittadini invece possono continuare naturalmente a essere seviziati dal fisco. Un'altra cosa che hanno fatto, per esempio, ma che non ha avuto fortuna, all'epoca mi pare del governo Monti, è stato deciso che i tribunali
di Milano, Roma e Napoli avrebbero avuto dei corridoi speciali per le cause che interessavano le imprese straniere. Quindi alla faccia della concorrenza, antitrust, tutto quanto. E io pensavo che fosse caduta la cosa, invece ho letto sul Sole 24 Ore 15 giorni fa che lo hanno fatto, solo che naturalmente l'hanno fatto in modo così sgangherato che le imprese straniere, le società straniere non possono utilizzarlo. Ecco, allora dico, io penso che purtroppo forse noi dovremmo anche verificare sempre di più, lo facciamo, ma insomma i principi con il contesto nel quale ci troviamo, perché forse da una discussione della situazione in cui ci troviamo, insomma, alla luce dei principi che abbiamo visto e che tra di loro sono talvolta anche un po' contrapposti, ma comunque molto vivaci, interessanti, ricchi, ecco, si può arrivare poi a una sintesi, a una visione, insomma, senz'altro interessante. Ecco, quindi il mio nient'altro che un semplice commento, insomma. Grazie, Domenico. Adesso abbiamo un... giusto. Un l'eterno ripetente, il nostro amico Massari, che quando è venuto qua era un giovane assistente parlamentare del Partito Radicale, ma adesso ormai è diventato un mega dirigente del Partito Radicale, ecco, però è rimasto il Pierino di sempre. Allora noi lo bocciamo ogni anno, ma qui non bocciamo nessuno, però insomma, scherzando diciamo che lo bocciamo perché lui torna. Ha un difetto tremendo, che lui quando dice fai una domanda, lui se ne è già scritte quante? Eccola, niente. Allora, gliene concediamo tre col microfono, così le sentiamo, ma solo tre, perché sennò... Grazie. No, non è che è liberale, dato che dopo vogliamo bere, vogliamo mangiare due cosine, ecco, oppure vai all'aeroporto, vai. Allora, vai, non sai. Innanzitutto un'affermazione, visto che abbiamo iniziato con affermazioni enologiche, difendo la bontà del vino umbro e soprattutto del Sagrantino di Montefalco. Credo che il professore possa essere assolutamente concorde. Ecco, finalmente un... Poi... sei proprio Spoleto città, vero? Reggiano dell'Umbria, perché Spoleto non sarebbe Sagrantino, il mio comune è Sagrantino. Ecco, attaccato a Montefalco. E io di buona marca, però, poi non facciamo pubblicità, ma in privato poi ne discuteremo, perché appunto non tutti i sagrantini sono uguali. Innanzitutto ringrazio il professor D'Empoli perché ha riportato sulla certezza del diritto il limite forte che in questo momento riscontriamo in Italia. E lei ha ricordato come i Sumeri abbiano trattato il tema della libertà come un tema liberale che potremmo ritrovare nella rivolta del tè, no? Taxation without representation, ma qui inizia un rapporto tra i liberali, lo Stato di diritto e la limitazione del Leviatano. Ebbene, l'altro ieri abbiamo festeggiato il 141esimo anno di Einaudi, della sua nascita, ed era emersa la parte grammatica. Lei invece ha messo in evidenza come il liberalismo sia soprattutto un'opzione morale. Lui scrisse una cosa molto importante su questo durante il suo esilio svizzero. Però, come dire, non c'è un partito, i radicali non sarebbero liberali. Beh, quei padroni del vapore che amano non il libero mercato concorrenziale, ma amano appunto un assistenzialismo capitalistico che ha portato il Partito Liberale ad essere con Costa avversario di Ernesto Rossi, figlio economico di Einaudi, che aveva un concetto della libertà come un concetto social-liberale, liberal-socialista, cioè lui voleva una parità di condizione tramite poi la concorrenza, l'emersione del merito, e quindi fare in modo che ci fossero quelle caste che non sono stratificate. La ringrazio per aver ringraziato il fatto che tassare l'eredità è un modo per ridistribuire equamente le ricchezze, perché non sempre i figli hanno dei meriti e possono anche delapidarlo. Ma a questo punto, se per lei la libertà è un fine in se stesso, non considera la libertà dal bisogno come qualcosa di essenziale per realizzare poi effettivamente quella libertà di pensiero, di manifestazione? Tralascio tutta la polemica tra Croce e Einaudi rispetto allo scegliere il carcere o star fuori. Ma andiamo al dunque. La sua libertà dallo Stato arriva ad essere anarcocapitalista di stipo robardiana, per cui vuole completamente la visione in cui uno Stato per garantire libertà non deve esistere, un Nozick, uno Stato minimo,
Oppure una visione liberale neodiana dove lo Stato fa la cornice giuridica che consente poi alle imprese di poter venire in Italia ad investire perché hanno tempi certi di giustizia, hanno tasse sicure e hanno in fondo quella libertà sostanziale che è connotata da diversità di fatto. Grazie. Beh, è riuscito a fare 8 domande, comunque non con un inciso. Ma devo dire la classificazione dei tipi di liberalismo, anarcocapitalismo, poi io, mio amico che è sardo, che è anarcocapitalista, ma è sardo, io dico sempre attenzione perché Pisano a te ti beccava gli anarchici sardi, perché non si sa mai, miniarchisti, come cavolo si chiamano, tutte le classificazioni le trovo perfettamente inutili, francamente interessanti come tutte, ma che esistano dei modelli non lo so dire, e chiaramente la vita, un anarcocapitalismo è molto divertente, il problema è se poi dopo, una volta che tu hai fatto i soldi, qualcuno te li ruba, da chi vai a prenderteli? Esatto. Compagnia di protezione privata, il problema è che la differenza tra protezione e aggressione non è così facile da fare, eh? No. E ricordiamoci che l'impero romano cadde nel momento in cui sì, ma i barbari erano parte dell'esercito romano, non posso dire, ma perché io devo servire a te quando poi... Quindi il problema, se qui purtroppo non bastano i principi astratti, serve una certa teoria e storia del potere, come è fatto, come si gestisce, quindi non sono contro lo Stato, contro l'idea di una mano pubblica rispetto a certe cose, come diceva Jim Buchanan, tutti noi liberali vorremmo un'anarchia ben ordinata, per definizione non esiste, quindi cioè, tu vorresti un fine che, per cui non ci sono mezzi su questa terra, gli uomini non sono angeli, c'è l'autointeresse e per cui... devi, è come dire, sopportare una certa quantità di potere esterno, se vuoi, è un potere ovviamente impersonale, è un potere che tende a farsi da servo padrone, e tutte le ragioni perché esiste il costituzionalismo e tutte le altre cose. L'altra questione è, dici, ma non pensi, dice, che la cosa che mi interessa, dice, la cosa fondamentale è il benessere o altro piuttosto che la libertà, che se non ho certe condizioni, guarda, ti dico di più, che se c'ho mal di testa non me ne frega niente di niente, se c'ho un dolore atroce, ma chi se ne frega la libertà, cioè, vuoi un whisky, ma chi se ne frega del whisky, cioè, se cominciamo con questo tipo di condizioni necessarie, ma se tu non c'hai il benessere, che te ne frega la libertà, guarda, se non c'ho la salute, me ne frega di nulla, e quelli dicono, quando c'è la salute, se è tutto, avevo una collega a Bologna che mi diceva che sua suocera, toscana, contadina, diceva, lemminga vero, cioè, perché la miseria è una mezza malattia, anche vero, non è vero, quando c'è la salute c'è tutto, poi dipende come lo prendi, la miseria è una mezza malattia, tu puoi anche dire, guarda, finché c'è la salute, dove stai, stai, Regino Cieli, dove vuoi, quando sei vecchio, grande battuta di Reagan quando andò alla inaugurazione della campagna elettorale per Bush, personaggio che lui non amava molto, come è noto, e disse, sono lieto di essere oggi qui con voi, poi fece, beh, alla mia età sono lieto di essere con chiunque e dovunque. Allora, fa quel tipo di discorsi, dire, mi sembra, cioè, beh, cioè, che ci fai con la libertà se non c'hai da mangiare? Quindi, cioè, che ci fai con la libertà se non c'hai almeno la Porsche sotto casa? Cioè, la Porsche. Che ci fai se non c'hai la buona salute? È vero, me ne frega niente essere libero, però voglio dire, con questi ragionamenti, che ci fai con la libertà se hai le pene d'amore e ti tirano la polverata? Mi sembra quel tipo di ragionamenti che non è che abbiano molto significato. Chiaramente c'è un problema, tra virgolette, sociale, cioè collettivo, io non so mai il termine sociale, cioè, ovvero che riguarda molti individui allo stesso modo, che un valore largamente anche condiviso è quello che la gente vuole mangiare tutti i giorni, anche qualcosa in più, cioè, e che se pensi a un ordine non morale ma un ordine politico è difficile contemperare, pensare che sia viable un ordine politico che ti dà il massimo di libertà ma che non ti dà una lira, non ti permette di vivere. Ma noi liberali non pensiamo che ci sia questo trade-off, abbiamo l'idea che gli individui, se tu rispetti i loro diritti di proprietà e li fai rispettare e li lasci sufficientemente liberi, di fame muoiono in pochi, e che la maggior parte delle carestie, delle situazioni di sofferenza sono dovute a restrizioni della libertà, restrizioni del mercato, il fatto che sono stati tenuti dentro poverty traps e una serie di altri vincoli e ostacoli, non dal fatto che c'è stata troppa libertà e guarda come si sono ridotti. Questo è quello che crediamo. Giusto o sbagliato che sia, però non è un argomento logico, è un argomento empirico, ripeto, è un argomento empirico e va sostenuto con argomenti empirici questo, non con deducendolo dai primi principi, perché non deduce assolutamente niente. Però Pareto con le finalità bloccava tutto. Adesso c'è Caldo Rixa che è un pochino
più siamo sempre all'archeologia, no, ma frega niente a nessuno. Domande? Ah, tardi, sono 7 io. Basta. Allora, in verità siamo riusciti a essere molto più corti di quello che immaginavamo, perché con la prima parte i saluti, i ringraziamenti, no, i ricordi di quando eravamo giovani e belli. Bene, ma giovani e belli, io spero che laggiù urlate è l'ora dello spumante. Se intanto fate venire qua una bottiglia con 4 bicchieri, perché gli oratori, e poi tutti che cominciano a girare con queste bottiglie. Dove stanno le bottiglie? Dove stanno il niente? C'è un momento di panico da bottiglia, eh? Chiudiamo, con questo noi chiudiamo e ci rivediamo allora oggi è giovedì, lunedì prossimo con Giannello. Bravi.